Ciao! Allora, oggi volevo parlarvi di questa palette della Max Factor. Si chiama Masterpiece Nude Palette. Facciamo prima e il colore che ho io è lo 01 Cappuccino Nude. Allora, eccola qua, ve la faccio vedere. Se, scusate se è un po' sporca, ma la sto usando in questo periodo. Viene venduta con un applicatore a spugnetta che ho smarrito subito perché non li uso. Se la guardate bene, un pochino assomiglia alla Naked dell'Urban Decay ed effettivamente i colori sono molto simili. Ve la faccio vedere adesso perché sto finendo vari colori perché sono cremosi, fantastici. Ora ve ne parlo bene. Il prezzo è di 12,95 euro, ma io l'ho trovato in offerta a 9,90 euro e sono 6,5 grammi di prodotto totale. Allora, cosa dire di questa palette? Prima di farvela vedere, devo dire che tutti i colori sono scriventi, si applicano bene, non sono molto polverosi, tranne quello finale, il marrone finale, il penultimo, ma adesso ve ne parlo. Non sono nessuno molto polveroso, sono tutti sui toni del nude, alcuni opachi e alcuni metallizzati shimmer, comunque molto delicati. Va bene per il trucco da tutti i giorni. Effettivamente è un nude, quindi ok. Si può comunque giocare per avere dei colori anche più intensi. La trovo molto valida come palette. Poi, una volta chiusa, è anche abbastanza comoda e sottile, quindi anche da portare dietro oppure in viaggio non è affatto male. Ora vi mostro i prodotti, così ne parliamo un attimo. Vi avvicino. Eccoci, allora i colori sono questi. Ok, partiamo da qui e andiamo al fondo. Il primo prodotto è quello che più che altro ho finito ed è una specie di illuminante. Eccolo qui, è molto chiaro. Poi abbiamo questo colore, il secondo, che è un nude, è completamente opaco. Ecco. E sulla pelle tende un pochino a scomparire, vedete? Ok, poi andiamo con il terzo, che è questo rosato leggermente shimmer ed è carino questo perché così non rende tanto, ma una volta applicato, vedete quanto è luminoso? Quindi questo è davvero fantastico. Questi tre prodotti, i primi tre colori, sono quelli che uso ed è come illuminanti oppure sotto l'arcata sopraccigliare. Veniamo ora ai colori marroni, quindi eccolo qui, il primo marrone è un marroncino molto chiaro ed è completamente opaco. Eccolo qua. Questo è perfetto su tutta la palpebra mobile, su tutta la palpebra fissa e lo uso come colore base. Aspettate, ecco. Come vedete anche voi un pochino, tende a venire via tanto prodotto perché più che in polvere sembrano quasi cremosi. Comunque questo qui ed è marroncino molto molto chiaro ma molto luminoso anche se è un opaco e lo trovo molto valido. Poi abbiamo, eccolo qui, questo che è un altro marroncino leggermente più scuro, ma questo è shimmer. Infatti, vedete quanto è luminoso? Perfetto, lo mettiamo qui. Ok. E poi abbiamo il marrone finale, questo qui. Questo è un marrone ed è sembra più metallizzato che shimmer ed è molto molto scuro, vedete? Però è comunque un marrone e lo mettiamo qui. Direi che questo è il colore più polveroso e una volta sfumato sembra un bronzo, sembra quasi un bronzo. Colore finale, non poteva mancare, il nero opaco. Per questo che dicevo che è versatile, questo è davvero nero, anche se una volta applicato, ecco, tende un pochino a perdere, diventa più un grigio scuro. Comunque è abbastanza colorato, ecco. Per questo, aspettate che bentornate. Allora, per questo dicevo che è una palette versatile, perché comunque sia ci sono colori che vanno bene per il giorno, colori come i marroni che comunque posso applicare sulla palpebra mobile, fissa, sulla palpebra fissa e poi dopo
e usare quelli più scuri come il nero, il marrone scuro sulla palpebra mobile o sulla piega dell'occhio per intensificare un attimo il colore ed intensificare anche lo sguardo, oltre che il colore. Quello che vi dicevo è che intanto i colori resistono bene a lungo. Ok, si vede, e comunque sono, tranne il marrone finale, non tanto polverosi ed si sfumano bene, si fissano bene. Io uso un primer sotto e mi durano tranquillamente tutta la giornata. Senza primer io ho la palpebra tendente che tende a far andare via l'ombretto perché è abbastanza cadente e quindi lo uso sempre. Comunque durano tranquillamente, per quello trovo che sia un po' la qualità di quella della Urban Decay. Non diciamo queste cose, ma mi assomiglia davvero tanto la Naked. La texture di questi ombretti, e ora mi devo andare a pulire perché sarebbe ora, con le mani tende a venire via molto prodotto, con il pennello ne togliete meno. Ovviamente le setole non devono essere durissime, ma un pennello per ombretto va benissimo. Ha una texture che è strana perché è polvere sì, ma tende ad essere quasi cremosa, quindi si fonde benissimo con l'occhio. Io trovo che sia una palette davvero molto valida. Eccola qua. Non l'avevo vista adesso in negozio, l'ho provata per caso, poi l'ho vista in offerta, ho detto ok, devo guardare se ci sono altri colori, ma credo che per il prezzo che ha sia davvero valida. L'ho già detto che è valida. Ok, allora fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero che sia stata utile e vi do appuntamento alla prossima accessione beauty. Ciao.